sempre in pigna, consentitemelo, state facendo la storia. Voi sarete nella storia, perché se pensiamo all'Irpinia prima, che c'era? Non c'è niente, c'è solamente l'appellarsi a un politico. Dire io voglio stare qua è rivoluzionario e non ve lo verrà a dire nessuno, se non noi, quello è il problema. Però non aspettiamo che ci dica questo, siamone coscienti e ricostruiamola questa terra, ricostruiamo la comunità. Se noi ci guardiamo intorno, qua in questo atrio ci sono persone di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali, di qualsiasi provenienza. Allora significa che quando si lavora per obiettivi comuni non esiste la categoria giovani, il partito, via, non servono a nulla, serve la politica per come veniva concepita dagli antichi greci. È il fare il bene delle comunità. Quando si fa quello si fa politica. E allora la politica va finita. Se prova a tornare la politica perché non serve a niente. Non serve a niente se non a curare interessi privati, curare interessi niente vari e quindi curare gestione di potere e gestione di clientela. Quello noi lo superiamo se tutti quanti noi veramente ci crediamo. Per ogni piccolo passo, se noi scegliamo di vivere con onestà, il dramma più grande dopo il terremoto che noi abbiamo avuto è il pensiero che vivere con dignità e onestà fosse inutile. Non è inutile, non è inutile, perché ci permette di avere questi rapporti belli e sani, perché io so che se parlo con Antonio, parlo con una persona pulita ed ho un rapporto sano, significa creare i rapporti belli, sani, con Valentina, con Alberta, con Fernanda, significa essere amici veri, non amici di interessi. E allora questo è rivoluzionario. E quando queste parole, riflettiamo su queste parole, sembrano lontane da noi, sono vicinissime, perché vivere con rispetto dell'ambiente in cui stiamo significa vivere con dignità e cambiare la realtà, significa cambiarla totalmente. Basta poco, basta credere in quello che si fa, basta credere nelle persone che sono vicine a noi e basta stringersi in una comunità bene. Concludo, le nostre comunità le hanno devastate. È importante sapere che le nostre comunità sono state divise proprio per fare interessi privati e personali, oppure interessi di partiti, oppure interessi di stronzi che si sono fatti miliardi contro questo territorio. Se noi andiamo a vedere i profitti che fanno, chi ha le paleoli, chi ha la nuova legno, chi è che svezza dei fiumi, qua girano miliardi di euro, eppure dicono che questo è un territorio povero. Ma allora è povero per chi? Solo per noi deve essere povero. Discorso difficile, perché dove arrivano i soldi sembra che vanno sempre loro, dove arriva l'interesse, dove arriva il nome, la nomenclatura, sembra che devono avere sempre ragione loro. State dimostrando che non è così, e se i giornali vi ignorano e noi ancora cresciamo, vi prenderemo a calci anche a quelli che ignorano queste iniziative. Perché voi dovete dirmi dov'è che si riuniscono più di 150 persone senza un cantante, senza un comico, senza una stronzata. Quando ci si riunisce per il territorio, questa è storia, tutta questa è storia. Perché altrimenti noi non riconosciamo qual è il percorso che invece stiamo facendo e stiamo facendo grazie ad ognuno di noi. Quindi io vi ringrazio e do la parola ai ragazzi di Io Voglio Restare in Irpinia, perché vorrei ascoltare con interesse e con attenzione la loro esperienza, come sono nati, perché hanno scelto questo nome e cosa sperano per questa terra.